andiamo avanti con la nostra puntata e naturalmente parliamo di Covid, di un'emergenza, quella del Covid, che rischia di vedere un'altra emergenza al suo interno, perché questa pandemia ha travolto il sistema sanitario nazionale. I malati cronici, quelli oncologici, quelli pazienti fragili stanno andando incontro alla sospensione delle loro terapie e rischiano di vedere cancellati anche molti degli interventi che dovevano fare. A questo si aggiungono le lunghe liste d'attesa, liste lunghissime, infinite per esami e visite di controllo. Saltano gli screening, salta la prevenzione, una vera emergenza. Su questo tema, fra l'altro, pochi giorni fa si è pronunciato anche il capo dello Stato, il presidente Mattarella, che ha rivolto un invito. Lo ascoltiamo. La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid. Questa volta i giorni della ricerca serve anche a questo, a ricordarci che le altre impegnative patologie non sono finite in lockdown. Troppi screening, troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia, rischiando ritardi irrecuperabili nelle diagnosi di tumore e pericolose interruzioni nelle terapie, che non consentono pause o sospensioni. Io e mia moglie siamo a due di. Allora, proviamo a capire a che punto è la sanità italiana, come e se mai riuscirà a riprendersi ai livelli pre-Covid. Lo facciamo con Margherita De Bacca del Corriere della Sera, buongiorno, che ci ha raggiunto in studio. Annalisa Mandorino, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva, buongiorno. Buongiorno. In collegamento dalla sede RAI di Milano, Marina Chiara Garassino, ricercatrice dell'AIRC, buongiorno. 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 E infine in collegamento da Roma, Dario Manfellotto, direttore di medicina interna all'ospedale Fate Bene Fratelli Isola Tiberina di Roma e presidente nazionale del FADOI, la società che riunisce i medici internisti ospedalieri. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E visto che per noi di Mi Mandarai 3 nessuno resta indietro, nessuno deve restare indietro, tantomeno in un tema così importante come la salute, quindi vogliamo cominciare subito dando voce a chi sta vivendo queste difficoltà. Dovremmo avere in collegamento telefonico da Spoleto la signora Claudia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Claudia, grazie per essere qui a dare la sua testimonianza. Grazie allora, a voi. Buongiorno Claudia, allora quale visita aveva programmato e in che modo le hanno comunicato che non l'avrebbe più fatta? Io avevo in programma una mammografia per uno screening, per un controllo il 18 giugno scorso e mi hanno praticamente 10 giorni prima informata che il mio appuntamento era saltato e a data da destinarsi. Ancora io oggi non so nulla. Quindi non è mai stata richiamata? Non le hanno rifissato un altro appuntamento? Assolutamente no. Ho sollecitato io 4-5 volte, ma non avendo nessun tipo di risposta. Senta Claudia, non ci sarebbe bisogno di sottolinearlo, ma vale comunque la pena specificarlo. Perché per lei in particolare questa mammografia sarebbe particolarmente importante? Allora, io oltre ad avere una storia familiare significativa, mia madre 5 anni fa ha subito una quadrantectomia per l'asportazione di un carcinoma, quindi per cui un'asportazione parziale del seno. Certo. E io ho un nodulo che già 2 volte è stato sottoposto a una biopsia. Per cui sotto consiglio medico io dovrei controllarlo almeno massimo ogni 14 mesi. Da quanto non riesce a controllarlo? È da aprile del 2019. Tanto, tantissimo. Allora io andrei tantissimo subito dalla dottoressa Garassino. Dottoressa, mi corregga se sbaglio, ma nei primi 5 mesi del 2020 sono saltati circa quasi 1,5 milioni, 1,4 milioni di visite per screening. Ecco, questo ritardo rischia di creare un'altra emergenza tra un poco? Allora, sicuramente sì, il problema degli screening e delle diagnosi, diciamo, di tutte le malattie croniche è un problema in questo momento assolutamente cruciale. Ci sono già dei registri internazionali, quindi parliamo non di un problema italiano, ma parliamo di un problema globale. Per esempio, per il tumore del polmone, l'Inghilterra in quel periodo ha denunciato 16.000 diagnosi in meno di tumore del polmone. Per cui sicuramente la storia della signora è una storia reale, è una storia vera e sulla quale bisogna porre dei provvedimenti. Però mi sento di aggiungere due spunti personali. Il primo è che chi ha veramente un sintomo sospetto per avere un tumore deve immediatamente andare dal medico, perché per queste persone le cure non sono state interrotte. Secondariamente ci sono dei centri che ancora fanno lo screening, ma vi voglio ricordare che lo screening in Italia ha una scarsissima aderenza, non tutti sono bravi come la signora Claudia, siamo sotto il 50% di aderenza agli screening in generale.
Quindi io voglio augurarmi che nella fine della pandemia il punto degli screening diventi un punto cruciale per la nostra sanità, perché sappiamo che sono spesso salvavita, ma l'italiano adesso si rende conto che mancano gli screening, perché invitato meno di uno su due andava a fare gli screening in precedenza. Quindi cogliamolo come spunto anche per migliorare nel futuro l'aderenza. Per riorganizzare il sistema e sensibilizzare. Assolutamente sì. Certo. A proposito di sistema, Margherita, la domanda è lecita. Questo, quello che sta accadendo, è tutto frutto del Covid o semplicemente ci sta mostrando un limite che già esisteva? Non eravamo pronti a fronteggiare l'ennesimo gradino, ma eravamo già in difficoltà. Sì, è proprio come hai detto te, il limite già esisteva ed era stato più volte denunciato e più volte si era cercato con vari provvedimenti di porre un limite, di riaggiustare questa situazione sempre in bilico. Le liste di attesa lunghe, e provvedimenti che quando sono stati presi, io mi ricordo il caso dell'Emilia Romagna, dove le aziende sanitarie che non garantivano il rispetto dell'appuntamento e entro un certo limite di ora a seconda delle patologie e dell'urgenza erano obbligate a ripagare la prestazione nel privato, e quel sistema ha funzionato. Ogni regione fa per conto suo. Io scrivo da quanti tempo di sanità? Da troppo tempo, da tantissimo non tempo. Non mi permetterei mai. E avrò visto il succedersi di tante leggi, tanti provvedimenti, forse qui le associazioni come quella rappresentata da Annalisa potrebbero essere più puntuali nel ricordarle, con effetti sempre tamponi, limitati. Diciamo. Effetti tamponi. Oltretutto ricordiamoci che la nostra sanità pubblica proviene da almeno 5 anni, 6 anni di tagli, di piani di rientro, di organici tagliati, probabilmente anche più di 5-6 anni, sì. Con limitazioni proprio di... E questo Covid l'ha ben fatto emergere il problema. Questo Covid, certo, sta riportando a galla questo problema e paradossalmente il Covid porterà alla sanità più fondi, certo, di quelli che... E a vivere questo problema sono soprattutto anche i medici, che non sono certo spettatori ma sono protagonisti di questa situazione di crisi. Infatti vorrei vedere insieme a voi questo titolo del Messaggero di qualche giorno fa: appello dei medici a Conte, pensiamo a tutti i malati. Allora, dottor Manfellotto, verrei da lei per chiedere: il virus si sta prendendo gli ospedali? È vero che ci sono interi reparti, molti reparti requisiti dall'aumento dei malati di Covid? Com'è la situazione? Riesce a farci una fotografia? Beh, la situazione non è che il virus ha preso completamente gli ospedali, però è una marea montante. Il problema c'è, il problema è noto, lo vede chi va in ospedale, ma anche leggendo i giornali, noi lo vediamo quotidianamente, c'è un grandissimo afflusso di pazienti ai pronto soccorsi e di ricoveri. E questo ci costringe ad allargare sempre più gli spazi per accogliere. E quella che noi chiamiamo, noi internisti, l'area medica, perché il grosso dei pazienti, il 70-75% dei pazienti, non vanno nelle rianimazioni, per fortuna, vengono ricoverati in reparti interdisciplinari, in cui c'è l'internista, c'è lo pneumologo, c'è il cardiologo, ci sono i vari specialisti che se ne fanno carico, come succede per esempio da noi, e sono dei reparti che devono cercare di guarire il paziente, farlo star meglio, dimetterlo e limitare l'afflusso alle terapie intensive. Abbiamo in Italia, secondo i dati che sono abbastanza variabili, un'area medica di 48.000 letti, più o meno su 190.000 letti ospedalieri che ci sono in Italia, e qualche giorno fa già un quarto dei letti erano occupati. E adesso quello che viene considerato è che un'occupazione al 40% dei letti, e ci stiamo avvicinando, visto che ieri i ricoveri erano 18.902, quindi al 40% dei ricoveri comincia l'allarme e quindi la necessità di allargare ulteriormente quest'area medica. Allora, noi intanto salutiamo la signora Claudia che è rimasta con noi al telefono, la ringraziamo tantissimo, sì, per la sua testimonianza. Grazie, le facciamo grazie un gigantesco in bocca al lupo, signora. Grazie mille, grazie. Annalisa, questa è una fase in cui
una quantità impressionante di prestazioni non sono erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, è inutile prenderci in giro, lo sappiamo. Certo. Se dovessi domandarvi quali sono quelle rispetto alle quali c'è la maggior lamentela, il maggior disagio, i maggiori problemi, quali sono? Sicuramente tutte quelle che ricadono sotto la grande categoria delle malattie croniche e delle malattie rare, perché comunque l'area dell'oncologia, diciamo, con tutta la difficoltà del periodo è guardata con attenzione, perché è chiaro che è un'area particolarmente legata alla differenza tra la vita e la morte, ma tutte le altre malattie croniche rare rischiano completamente di sfuggire dall'attenzione pubblica proprio perché si pensa che siano prestazioni differibili. Se volessimo fare un esempio brutale, la dialisi. L'area della cardiologia, per esempio, è un'area che già ha rivelato moltissime conseguenze in termini di mancata diagnosi e di mancata cura tempestiva, perché ovviamente i cittadini per tanto tempo hanno avuto anche paura di avvicinarsi agli ospedali e quindi si sono misurati tassi di mortalità per infarto molto più alti della norma, ma ci sono tantissime malattie, le malattie neurologiche, le malattie oculistiche, le malattie, anche patologie meno percepite, diciamo, come particolarmente urgenti, che non sottoposte, certo, a cure, a diagnosi precoce, a terapie appropriate, rischiano di essere poi, di rivelare immediatamente Voglio i loro effetti. Brutale, diciamo che se non si percepisce un rischio di vita immediato, esatto, in questa fase si rimanda. Tutto quello che non si percepisce come immediatamente a rischio di sopravvivenza, diciamo, viene rimandato. Ecco, Margherita De Bacca ha parlato prima dei tagli di questi ultimi anni al sistema sanitario. In questo momento di Covid, con le donazioni sono stati raccolti molti soldi, ecco, sì, per il Servizio Sanitario Nazionale. Che fine hanno fatto queste risorse? Ma le donazioni sono più che altro andate direttamente in certi centri, ogni centro ha fatto il suo, non so, a Roma il Tor Vergata, San Camillo, e quindi questi soldi sono stati diversamente utilizzati. A me ha colpito della storia della signora Claudia il fatto che l'esame sia stato tagliato a giugno, quando a giugno avrebbero già dovuto riprendere le, e quindi Annalisa, raccomando, e a tutte le associazioni che rappresentano i cittadini, di far capire anche ai cittadini quali sono i loro diritti, certo, perché di fronte a una cosa del genere, insomma, ci devono essere per forza dei percorsi di... A proposito di percorsi, uno dei temi più delicati in questa fase sono i percorsi d'ingresso nei pronto soccorso, negli ospedali, che sono stati rivisti per ovvi motivi di necessità, quindi le entrate e le uscite vengono separate, ci sono percorsi dedicati. Purtroppo, nel tentare di far rispettare queste norme, può capitare che i diritti di qualcuno vengano completamente cancellati, anche nel decidere da dove si entra e da dove si esce. Ascoltate questo videomessaggio. Io e mia moglie siamo due disabili con problemi di deambulazione e ciclicamente ci richiamo presso l'ospedale delle Mucce, ubicato nel territorio di Altamura, per i controlli di routine. Ma dallo scoppio dell'epidemia a marzo scorso, presso questo ospedale è stato interdetto il percorso per disabili. Ho chiamato vari uffici competenti, ma nessuno mi ha trovato la soluzione. Pongo a voi questo problema perché venga risolto. E il signor Riccardo ha posto a noi questo suo problema, noi abbiamo rigirato esattamente il messaggio che ci ha inviato alla direzione medica del Fabio Pirinei di Altamura e abbiamo una bella notizia, perché la direzione ci ha fatto sapere con una nota che si è subito attivata per risolvere il problema del signor Riccardo e l'ha personalmente chiamato per rassicurarlo e per concordare con lui in futuro la modalità di accesso più sicura alla struttura. Quindi signor Riccardo, se ci sta seguendo, ci faccia sapere come va. Avremmo preferito non dover intervenire come sempre, ma l'importante almeno è averla, siamo stati risolutivi, è averla risolta. Avrei una domanda per Manfellotto. In questi giorni girano diversi video, girano due tipologie di video, quelli che cercano di convincerci che in realtà l'emergenza Covid non esiste, di quelli vorrei non parlare perché lo trovo tempo perso. Trovo più interessante invece quei video in cui alcune persone lamentano di essere state rifiutate nei pronto soccorso, di non aver ma avuto accesso a cure che comunque ritenevano importanti. Sono bufale o c'è un che di reale? Qual è la situazione? Sì, qualche cosa è arrivata anche a me, ho visto qualcuno di questi video, alcuni sono fatti appunto ad arte, come diceva lei, soltanto per motivi così di creare confusione.
Il problema si pone effettivamente in certe situazioni quando i pronto soccorsi sono molto affollati, l'ospedale è affollato. Siamo arrivati in situazioni nei quali tutte le camere, le stanze di accoglienza e pronto soccorsi erano occupati da pazienti positivi. Non c'era possibilità di ricoverarli nei reparti o in altri centri Covid. C'erano le ambulanze con i pazienti positivi davanti al pronto soccorso e quindi c'era un grande problema di affollamento. Allora in questo caso non è che si dice che il pronto soccorso è chiuso, e che purtroppo ci sono delle attese e ci sono delle difficoltà, il grande affollamento rallenta tutte le procedure, ma il paziente che ha un codice rosso o un codice giallo e ha necessità di assistenza non viene abbandonato, non può essere abbandonato. Possiamo dire che è una sorta di scenario bellico. Mi perdoni se la interrompo, dottore, possiamo dirlo che è una sorta di scenario bellico qua, anche se non ce lo aspettavamo ovviamente nel 2020, in cui per forza di cose, quando si sta male, in questo momento non abbiamo garanzia di nulla, abbiamo garanzia che prima o poi qualcuno ci curerà, ma non è più come prima. Purtroppo è il gran numero delle persone che rende tutto difficile, ma le visite si fanno anche in macchina. Si fanno anche nelle ambulanze che vengono e rimangono fuori, proprio perché i medici si prodigano, però il gran numero di pazienti che arrivano ai pronto soccorsi, il gran numero dei ricoveri e le tutele che bisogna avere per la contagiosità del virus SARS-CoV-2 ovviamente rendono tutto più difficile e rallentano molto. Ecco, dottor Manfellotto, però la domanda più banale, ma come facciamo se stiamo male? Se si sta male bisogna andare al pronto soccorso, non ci sono alternative. Si cerca di tenere a casa i pazienti che hanno una positività, stiamo parlando in questo caso dei Covid positivi, poi parlo dei Covid negativi, quindi delle altre patologie. Allora, i pazienti Covid positivi si cerca di tenerli a casa il più possibile, se i sintomi lo consentono, se non ci sono sintomi oppure se ci sono sintomi modesti. Ma il paziente che sta male deve necessariamente rivolgersi al pronto soccorso e il sistema sanitario se ne deve fare carico. Gli altri pazienti Covid negativi che non sono figli di un dio minore e che hanno problemi di rene, di polmoni, di diabete, di tumori, ovviamente sono pazienti che hanno dei loro percorsi che devono essere garantiti e in caso di urgenza questo non viene lesinato. Un paziente che arriva con un infarto viene accolto nei pronti soccorsi e viene fatto tutto quello che deve essere fatto. Il problema si è creato perché molti pazienti purtroppo o trascuravano o evitavano di andare per la paura di rivolgersi al pronto soccorso. È chiaro che è un tema caldo perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Io ne vorrei leggere in particolare due insieme a voi che ci sono arrivati adesso, grazie all'aiuto della grafica. Dal 15 settembre telefono al CUP regionale per prenotare un angiotac arti inferiori con priorità B entro 10 giorni. Mi viene risposto che non c'è nessuna struttura ospedaliera nella regione, oltre che su Roma, che possa eseguire quanto richiesto. Questa è la situazione a Roma se un povero cittadino chiede di potersi curare. E ancora, ci è arrivato un altro messaggio, devo prenotare una visita cardiologica, la mia ricetta riporta una priorità di 10 giorni. Chiamo ogni giorno e non riesco a prendere appuntamento, mi dicono che le agende sono chiuse e che se proprio non posso aspettare conviene andare privatamente. Allora, Margherita De Bacca, rispetto alle liste d'attesa bloccate, alla domanda che fa l'utente, che cosa posso fare, si sente spesso rispondere, vada privatamente. Beh, non è così, è il tramonto della sanità pubblica con questo Covid? No, guarda, io in fondo a queste storie ci vorrei andare personalmente, nel senso bisogna capire, io mi rifiuto di pensare che un centralinista, sì, può succedere, però ci sono anche esempi virtuosi in cui ci sono operatori e comunque medici di famiglia che indicano dei percorsi che permettono... Beh, qui la ricetta c'era, il percorso era entro 10 giorni, poi quando chiaramente la persona ha telefonato non le è stato prenotato entro i 10 giorni, quindi il medico di famiglia spesso dà la priorità nella ricetta medica. Sì, dà la priorità, però dovrebbe essere il benedetto collegamento territorio-ospedale, il territorio inteso come appunto studio del medico di famiglia, è uno dei punti oscuri che bisognerebbe illuminare. Io vorrei però spezzare una lancia a favore di questo povero e tartassato sistema sanitario che si sta facendo dei miracoli, cioè è un bene prezioso che noi dobbiamo tenere con critiche come stiamo facendo adesso, con segnalazioni attraverso le associazioni, però
Insomma, io credo che ci siano delle cose che vadano salvate, ad esempio in questo periodo i trattamenti di chemioterapia, tutte le cure dei tumori sono comunque andate avanti, le cure dell'immunologia, un paziente, un ciclo di immunologia, di terapia, di queste terapie futuriste che stanno adesso salvando tantissime vite, costa 9.000 a certo, ciclo, certo. Quindi no, dobbiamo insomma è una sì, cosa che diciamo è vero, spesso c'è tantissimo da fare, certo, e su questo su quello che non dovrebbe fermarsi vorrei parlare con la dottoressa Garassino. Il Covid ha rallentato anche il lavoro della ricerca, è estremamente importante, no, la sperimentazione di nuove terapie contro il cancro, si è rallentato anche questo? Sì, assolutamente. Vorrei solo aggiungere a quello che ha detto Margherita De Bach che è importante rassicurare i pazienti che i loro trattamenti oncologici stanno andando avanti e ci sono istituti come il mio, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che sono totalmente dedicati alla cura dei tumori e non si stanno fermando. Detto questo, è fondamentale ricordare alcuni numeri, che le diagnosi di tumore facciamo riferimento all'anno 2017 per i registri, sono stati di 370.000 casi e abbiamo avuto 180.000 morti, non per minimizzare il Covid, ma per dire che il cancro è la pandemia più grossa a cui dobbiamo far fronte e la ricerca deve assolutamente non interrompersi, perché ancora tanta gente la perdiamo e dobbiamo ancora migliorare le loro cure. Per cui assolutamente c'è stato un rallentamento e bisogna metterci tutta l'energia per poter recuperare. Allora, di fronte a questo rallentamento noi vogliamo lanciare un appello perché investire nella ricerca contro il cancro significa anche investire nel nostro futuro e l'abbiamo capito anche con questa grande pandemia. E allora, per sostenere i ricercatori AIRC potete donare fino al 31 dicembre 5 o 10 euro a questo numero 45521. Aiutiamo AIRC a rendere il cancro sempre più curabile. Prima di chiudere avrei una domanda per la Mandorino, ma se volessimo far valere i nostri diritti di malato nel momento in cui una cura in qualche modo ci viene negata, ci viene procrastinata, cosa possiamo fare? Perché qui il punto è questo, io chiedo un esame, non mi viene fatto fare, ma ne ho bisogno subito, come nel caso della signora Claudia. L'abbiamo già detto, però vale la pena ribadirlo. È chiaro che in questo momento la sanità sconta i tagli di tanti e tanti anni che ci sono stati e quindi vengono al pettine nodi irrisolti. Può essere particolarmente complicato per un cittadino singolo. Il vostro ospite ha avuto bisogno del vostro intervento per risolvere il problema, risolvere da solo i problemi in questo momento. Ma ci sono tante associazioni, soprattutto di malati cronici e rari, che sono a tutela dei diritti dei cittadini, cittadinanza attiva fra tutti, che hanno fatto già un grande sforzo nella prima ondata del coronavirus per difendere collettivamente alcuni diritti. E così sarà fatto anche ora. Non bisogna arrendersi, non bisogna rassegnarsi al fatto che anche le cure ordinarie siano oggetto di attenzione, di organizzazione, perché a volte bastano delle questioni organizzative a risolvere alcuni problemi, di semplificazione burocratica. Con Fadoi all'inizio della pandemia abbiamo ottenuto che i piani terapeutici per tanti malati cronici fossero prorogati automaticamente, perché non c'è bisogno per una persona che ha una patologia cronica, certo, di tornare. E quindi anche formule come queste possono aiutare a gestire meglio la situazione, che è sicuramente drammatica, ma non può abbandonare tutte le persone. Restiamo insieme, insomma, esatto, diciamo, aiutiamoci, rivolgiamoci a chi ne sa più di noi. Grazie mille, ringraziamo tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. Anche in collegamento, grazie. Ringraziamo AIRC, non solo per il collegamento, ma per quello che fate. Tenete duro. Grazie. Grazie a tutti.